Racca a servizio, la ricezione di Bari. Piniarski non mette la palla a terra, però la ricezione di Piacenza finisce fuori. Allora, 24esimo punto per l'Itas. Rivediamo, non era facile questa palla da schiacciare, era un po' sbilanciato Piniarski. Ora Trento cercherà di chiudere questo primo set, si porta a servizio con Piscopo. Ricezione di Durante, non perfetta. Meoni per Zlatanov. Ancora un punto del capitano biancorosso. Rosso 23 Piacenza, 24 Trento. E ora lo stesso Zlatanov a portarsi a servizio. Tutta la sua concentrazione. Secondo set point per l'Itas. Sezione di Bari, Gerbic per Kaczynski, non riesce a mettere questa palla a terra, ma c'è il muro vincente di Piniarski su attacco di Leo Marshall. Peccato davvero, perché Piacenza sarebbe potuta portare in parità. C'è stato un grande muro da parte di Piniarski. Facciamo rivedere tutta l'esultanza ovviamente dei giocatori dell'Itas. E allora, primo set che viene conquistato da Trento con il punteggio di 25 a 23. Stanno aspettando la fine di questo secondo set i giocatori del Copra Nord Meccanica per ricominciare tutto da zero dal terzo parziale. Birarelli a servizio per Trento, la ricezione di Durante, Boninfante per Bravo che cerca il riscatto. Decimo punto per Piacenza. A servizio era proprio l'autore dell'ultimo punto per il Copra Nord Meccanica, João Paulo Bravo. Battuta dello schiacciatore brasiliano, finisce però fuori. Ancora un errore, ancora un regalo per l'Itas, che davvero non ne ha bisogno. 21esimo punto per Trento. Può essere soddisfatto, ride sotto i baffi Mosna. Adesso prova ancora João Paulo Bravo, riesce a mettere questa palla a terra. L'11esimo punto per i biancorossi. Che fatica in questo secondo set per Piacenza. Copra Nord Meccanica servito ora con Leo Marshall. Kaczynski, Gerbic per Piscopo. 22esimo punto Trento. Proprio il momento che non gira, abbiamo visto il servizio di Leo, questa volta era ottimo, ma e su Kaczynski, che oltretutto non è certamente il migliore ricevitore di Trento, ma è riuscito a mettere la palla a disposizione di Gerbic. Può rigiocare questa palla a Trento, ma non riesce a metterla a terra, però va a sbattere contro il muro di Piniarski, Leo Marshall. Muro praticamente quasi da fermo di Piniarski. 23esimo punto Itas, Piacenza rimane a quota 11. Kaczynski a servizio, Durante, Boninfante per Marshall. Finisce fuori l'attacco dello schiacciatore cubano. Un set completamente regalato da Piacenza, con tutti questi errori davvero gratuiti all'Itas. Parziale imbarazzante. Ricezione di Bravo. Boninfante per Zlatanov. Finisce fuori anche l'attacco del capitano biancorosso. 25 a 11 il punteggio per Trento in questo secondo parziale. Ora la strada si fa in salita. Ora Tunnes a servizio per i padroni di casa. Kaczynski, Gerbic per lo stesso Kaczynski, finisce fuori però il muro di Piacenza. 22-30, 20, Copra Nord Meccanica. A far
mancato davvero parecchio a Muro Piacenza questa sera. Gazzischi ora servizio per Trento, uno dei clienti peggiori. Però Kaczynski sbagliando il servizio, la palla finisce direttamente in rete, sicuramente non al 100% lo schiacciatore bulgaro. Entra ora Vito Insalata al posto di Marco Meoni. 21 Piacenza, 22 Trento. Ora il capitano a servizio per Piacenza in una fase delicatissima, vietato sbagliare. Ogni errore adesso viene pagato a carissimo prezzo. Recezione di Bari, Gerbic per Gniarski, difende però Durante, va a recuperare questa palla Marshall, bravo. No, ma come fa? Ci sono le proteste da parte di Piacenza. Una palla un po' contestata questa. L'impressione era che fosse buona. È difficile però dalla prospettiva. 23 Trento, 21 Piacenza. Piscopo bravo in ricezione. Meoni per Zlatanov, grande ricezione da parte di Trento. Il Muro vincente, finalmente dobbiamo davvero dirlo, da parte di Piacenza. Fondamentale, davvero fondamentale. E infatti Gniarski si è disperato per questa occasione sprecata. 22 Piacenza, 23 Trento, servizio di Meoni, Bari, Gerbic per Kaczynski che trova una grandissima palla, davvero. Grandissimo attacco da parte dello schiacciatore bulgaro. Tutto rammarico di mister Lorenzetti. Se avessimo visto questo Copra Nord Meccanica almeno anche nel secondo set. Bissotto ora a servizio per Trento, primo match point per Litas. Forza Bissotto, finisce fuori, rimane attaccata al match Piacenza. Ha provato Bissotto a chiudere direttamente con un ace. 23 Copra Nord Meccanica, 24 Litas di Attack Trentino. Secondo match point per Trento. Concentrazione di Kaczynski a servizio per i padroni di casa Novica Bielica. Finisce fuori l'attacco di Kaczynski, finisce fuori, non c'è il tocco del Muro di Piacenza. Salta in piedi tutto il pubblico del Palabanca. Che rigore che ha sbagliato Kaczynski. Speriamo che diventi una palla molto importante. Vediamo allora se Piacenza riuscirà ad approfittarne. Servizio ancora di Bielica, Gniarski, Gerbic per Vissotto. Non sbaglia però lo schiacciatore brasiliano. Vediamo Gerbic per Bissotto, passa in mezzo alle mani del Muro di Marshall e Dunnes. 29 minuti di gioco in questo combattutissimo terzo set. 24 Piacenza, 25 Trento. Gniarski, servizio per Litas, la ricezione di Zlatanov, Meoni per Marshall. Prova a recuperare questa palla Gniarski, la rigioca ancora Kaczynski. Grande recupero da parte di Meoni, prova, bravo, la palla di nuovo nel campo da parte di Trento, ma chiude però Nicola Gerbic, proprio lui l'ex, il giocatore che ha lasciato un grande ricordo qui a Piacenza. Davvero un peccato per come è stata giocata questa palla da parte di Piacenza. Trento allora che riapre davvero il discorso scudetto e lo fa espugnando il Palabanca con il netto punteggio di 3-0.